Allora, in questo secondo soggetto sulle options e Rust abbiamo da vabbè, ovviamente due test, uno si chiama Simple Option e uno si chiama Daily Adoption. Sono fatti per farci imparare a utilizzare la sintassi if let e while let. Con if let abbiamo someWord uguale optional target. Perché abbiamo, il to-do era rendi questo un if statement il cui valore è un qualche tipo, di un qualche tipo. Quindi abbiamo una variabile target che si chiama rustlings, un optional target che semplicemente aggiunge un layer di option intorno a target, e quindi il tipo di optional target sarà option su una stringa, la stringa è chiaramente rustlings, questa qui. E cosa facciamo? Praticamente facciamo che sarà qui si legge come se let riesce a destrutturare optional target in un someWord, quindi un pattern dove c'è un'opzione e un valore dentro, come è il caso, infatti option string, quindi someWord, allora possiamo essere sicuri che word sia uguale, controlliamo se word è uguale a target. Con il layered option è simile, ma ci sono degli strati, anche detto. Abbiamo un range che è 10, degli optional integers che sarà un vettore di opzioni di numeri, e quindi lo inizializziamo come un vettore vuoto, e facciamo che per i range da 0 a 11, quindi in realtà da 0 a 10 forse, perché penso che sia esclusivo agli string. Allora, in Options Integers ci aggiungiamo un SOM i, quindi un qualche valore di i. Non lo so perché dovresti aggiungere qualche valore di i invece che non i e basta. Non so, però mettiamo che lo vuoi fare. Visto che appunto qui è un vettore, non è solo un valore, possiamo usare while let. Quindi facciamo che while let riesce a destrutturare option integers pop, quindi prendi un elemento dalla cima del vettore option integers, che sappiamo essere un vettore di opzioni di numeri, finché let riesce a destrutturare quello che esce da questa cosa in un qualche tipo di un qualche tipo di un numero, allora controlliamo che il numero sia uguale al range di cui stiamo parlando. E poi decrementiamo range di 1. Non so se ha senso questa cosa. Secondo me no, sinceramente. Quello che dice, che dobbiamo capire però, è che sum può essere aggiunto, insomma, può diventare una option di, eccetera. Puoi avere un'opzione di un'opzione. E l'altra cosa che dobbiamo capire è che mentre qui bastava sum, perché qui c'era option e basta, mentre questo vettore, anche se è un vettore di opzioni di numeri, e quindi tu ti aspetteresti che facendo pop ti esca un'opzione di un numero, in realtà esce un'opzione di un'opzione di un numero, in quanto pop essa stessa è una funzione che ritorna un'opzione di qualcosa. Perché se trovo un numero ti ritorna appunto un'opzione sum, quindi qualche numero. Invece se non c'è nessun numero, per esempio pop su un vettore vuoto, allora ti restituisce non, infatti non ha trovato niente. Perché non ha trovato niente? Perché per esempio il vettore è vuoto e quindi devi destrutturarlo due volte, così che puoi in sostanza estrarre l'intero e poi controllare se sono uguali. Questa sintassi di if let o while let è dello zucchero sintattico per accorciare quello che sarebbe un match statement. Perché invece di fare questo, per esempio, tu dovresti fare match optional target, e se optional target è sum word, allora vai a prendere word. Se non, allora su qualcos'altro. Se però, se fosse non, tu invece di fare qualcos'altro non vorresti fare niente, vuoi soltanto estrarre il valore dell'opzione. Non ti serve scrivere un intero match statement con due lavori di più.
basta dare if con l'opzione che ti interessa e per estrarre il valore che ti interessa.